A dispetto del fatto che siamo ormai in estate ben inoltrata e quanti hanno la possibilità da tempo ormai e per loro fortuna si recano in spiaggia, solo adesso il comune di Vibo Valentia ha provveduto a pubblicare il bando per le concessioni provvisorie stagionali per l'anno 2018 che riguardano i lidi balneari, in attesa che si concluda l'iter di approvazione del piano spiaggia adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data, pensate un po', 5 dicembre 2014. L'attuale bando prevede l'assegnazione di concessioni demaniali provvisorie per un numero massimo di 5 aree già previste nel piano spiaggia comunale per la zona d'ombra e servizi minimi essenziali. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 19 luglio, utilizzando la modulistica e seguendo le indicazioni riportate nello stesso bando, che potranno essere consultate accedendo al sito istituzionale del comune. L'amministrazione comunale, a prescindere dal particolare che la fine di luglio spesso per alcuni coincide già con la fine delle ferie estive, considera ugualmente importante per il territorio questa iniziativa, soprattutto si fa notare se si pensa che lo stesso progetto lo scorso anno non ha ottenuto i pareri favorevoli da parte della Regione Calabria per tutta una serie di motivi ostativi. Una boccata d'ossigeno per i lidi balneari? Probabilmente. Comunque, al di là di ogni altra considerazione, che l'iniziativa possa rappresentare davvero il primo passo verso uno sviluppo del settore e di conseguenza del territorio vibonese, sempre in attesa della ben più importante adozione dello strumento di pianificazione settoriale, meglio conosciuto come piano spiaggia.